un sasso. D'accordo, ma che cos'è? Io lo so, una pianta. Una palla d'elefante. Ve lo dico io, è un pendolo. L'avete visto tante volte anche nelle vostre case, l'orologio a pendolo. E come fa, come fa? Tic-tac, 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 tic-tac. Dove si ritira di ferie quando lascia la guida dello Stato? A Capri, sì, sì. Uccisione di Agrippina. 69. Perché mi fa il segnetto, professore? Non era il 69. Il 59. Ma è sicuro che non era nel 69? Come sarebbe? Era nel 59. Porca vacca, lo sapevo. Tu mi fai a scipazza, ma fai a scipazza! Perché non l'ha fatto? Non poteva essere nel 69. In cui redivivo ormai gli Itali staranno in campo audaci e non col ferro altrui in vil difesa, ma dei Galli. L'universale in quanto spirito si ingarna nello Stato e non può non inverarsi nella Chiesa. Ma questa riconciliazione Stato-Chiesa avviene attraverso la persona del Demiurgo, eh sì, che mette ordine fra i membri dello Stato e quelli della Chiesa, richiedendo giustamente una ferrea disciplina e il diritto di intervenire in tutta la sfera della vita individuale. Egli è il figlio di Dio per eccellenza, perché ha la stessa potenza del Padre. Oh, e poi c'è lo Spirito Santo da mettere sullo stesso piano del Padre e del Figlio. Chiaro? Ecco perché Dio è uno e trino. Oggi vi parlerò del grande Giotto. Che cosa fa l'effervato? Lo sapete, cari ragazzi, perché Giotto è tanto importante nella pittura italiana? Ve lo dico io, perché ha inventato la prospettiva. La prospettiva! Signorina, posso uscire? Bobo ha fatto una pozza. Ma che dice mai? Sei ma... Non è vero, non le faccio le pulsa.